Venerdì 9 agosto, grazie sempre per scegliere l'informazione di Esperia TV. Questa edizione del telegiornale la apriamo tornando su un'inchiesta, un'indagine che sta coordinando la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria su presunti scambi diciamo politico-mafiosi, insomma, ecco, voti da una parte e chiaramente insomma, prebende. E risorse dall'altra, in particolar modo la cosca di San Batello, siamo quindi a Reggio Calabria. Perché ci torniamo? Intanto perché, ricorderete, sono indagati fra l'altro un consigliere regionale e anche l'attuale sindaco della città metropolitana, ma soprattutto perché, diciamo, dalle carte che vengono fuori e che sono poi pubblicate anche dalle agenzie di stampa, viene fuori che tra gli indagati c'è anche un sacerdote. Don Antonio Foderaro, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, è indagato nell'inchiesta ducale, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, su presunti intrecci tra politica e 'ndrangheta per realizzare affari e gestire il potere, allo scopo di farsi reciproci favori e ottenere vantaggi in vari settori della pubblica amministrazione. E quanto emerge dal fascicolo dell'indagine che l'11 giugno scorso ha portato all'emissione di 14 misure cautelari. L'inchiesta del ROS ha riguardato la cosca Araniti di San Batello, che avrebbe avuto un ruolo attivo alle elezioni regionali del 2020 e del 2021 e alle elezioni amministrative del settembre 2020. Nominato decano della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli, il 61enne prelato reggino è indagato per scambio elettorale politico-mafioso per suoi rapporti con Daniel Barillà, finito prima ai domiciliari e poi all'obbligo di firma. Nell'informativa c'è scritto che Barillà ha chiesto al sacerdote di indirizzare i consensi elettorali verso Giuseppe Neri, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia finito sotto indagine e per il quale la procura aveva chiesto, non ottenendola, la misura cautelare in carcere. Barillà, poco prima delle amministrative del 2020, avrebbe organizzato anche un incontro nei locali del seminario tra Don Antonio e il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, anche lui indagato nell'inchiesta ducale. Ne avevamo parlato ampiamente già nelle precedenti edizioni di questo telegiornale, lo stato di emergenza per la siccità che sta colpendo il Mezzogiorno d'Italia e in particolare la Calabria, con lo stato d'emergenza che è stato dichiarato, stato di calamità in realtà più che d'emergenza, che è stato decretato dalla giunta regionale sulle province di Reggio Calabria e di Cosenza, ma c'è anche ovviamente una richiesta al governo al quale si chiede di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per la siccità che sta colpendo la nostra regione. Sentiamo l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo. Emanata da parte del Presidente Occhiuto nei giorni scorsi una ordinanza che dichiara lo stato di emergenza in due province della nostra regione, la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Crotone, messe a dura prova dalla particolare siccità di questi ultimi mesi. Con una delibera ad hoc che riguarda esplicitamente il comparto agricoltura, la Giunta ha inoltre richiesto al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il riconoscimento dello stato di calamità naturale in seguito all'eccezionale e prolungata siccità verificatasi in Calabria nel periodo luglio 2023-giugno 2024. L'ordinanza è un'ordinanza di protezione civile che stabilisce che in alcuni casi anche l'agricoltura e la zootecnia possono avere sostegno immediato attraverso gli strumenti a disposizione da parte della protezione civile stessa. Tutto questo è finalizzato ad alleviare le sofferenze degli allevatori e dei produttori agricoli che in questo momento sono in grande difficoltà. E la regione si muove anche per trovare risorse per il mondo dell'imprenditoria. C'è un bando che sarà operativo fra qualche settimana, insomma, i primi di settembre. Sentiamo l'assessore Varì. La Regione ha varato un avviso pubblico sugli incentivi alle imprese per nuove assunzioni, avviso che mira a ridurre la disoccupazione e promuovere l'accesso al mercato del lavoro di soggetti disoccupati. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa in Cittadella Catanzaro. Questo bando, ha sottolineato il presidente della regione Roberto Occhiuto, rappresenta un passo importante verso la creazione di nuove opportunità lavorative, ma anche il rafforzamento
del tessuto economico e sociale della Calabria. Si tratta di un bando a sportello al quale si può accedere senza le lungaggini solite della burocrazia. Per questo confidiamo in una risposta molto positiva da parte degli imprenditori. Lo sportello aprirà il 31 luglio, resterà aperto sino ad esaurimento delle risorse. Noi investiamo appunto 35 milioni di euro sulla misura sul PRO 21-27. È il secondo avviso della nuova programmazione, un avviso molto importante e innovativo, un bando a sportello, un bando che guarda le aziende calabresi che possono assumere i disoccupati, un avviso che copre il 50% dei costi salariali e fino al 75% in base appunto ai requisiti dei disoccupati. E per noi è una misura importante, perché l'obiettivo appunto è quello di creare nuova occupazione in Calabria, dare una risposta ai tanti disoccupati, creare le condizioni per rimanere in Calabria. Prevede una forma di aiuto per fino al 50% dei costi salariali per 12 mesi per le prime categorie, quindi lavoratori disoccupati e svantaggiati, e fino a 24 mesi per disabili e molto svantaggiati. All'incontro ha partecipato anche il presidente degli industriali calabresi, Aldo Ferrara. La batteria di bandi che sono stati pubblicizzati, che sono stati messi in campo, sono tanti e sono tutti quanti andati a buon fine, nel senso che hanno non solo assorbito le risorse che erano state destinate, ma addirittura si è splafonato. Per esempio, basti pensare a impianti e macchinari, ma anche adesso sull'internazionalizzazione. Io credo che questa sia una buona notizia. Adesso cambiamo decisamente argomento: eventi culturali, artistici, teatrali, musicali, ma tutto questo insieme possiamo dire è Francesco De Gregori, che è stato a Ciro Marina e noi lo abbiamo seguito. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte su un campo di pallone, e terra polvere che tira vento, e poi magari piove. Il principe si è esibito nella bellissima area dei mercati saraceni a Ciro Marina con i suoi brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Quasi due ore di ricordi e brani che parlavano di storia, amore, guerra e nostalgia. Ma di non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Ha cantato e parlato De Gregori. All'inizio della mia carriera dicevano che le mie canzoni si capivano poco. Questa cosa mi offendeva e mi avviliva. Non ci credevo. Fino all'altro giorno, quando mi sono rimesso a cantarle e ho pensato, ma è vero! E allora alcune di queste le spiegherò. E via con il pianista di piano bar. Che suonerà finché lo vuoi sentire, non ti deluderà. Sono pianista di piano bar. Che suonerà finché lo vuoi sentire, non ti disturberà. Il cantautore romano ha fatto cantare le migliaia di persone. Qualche coppia ai bordi della platea accennava un lento, mentre numerosi altri alzavano i telefonini per catturare il ricordo di una serata tanto attesa. Se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte, mi troverai. Dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Il saluto del cantautore, infine, con l'immancabile Buonanotte Fiorellino, con cui De Gregori ha salutato la terra del vino. L'evento è stato promosso dal comune di Ciro Marina e rientra nella rassegna musicale Creamy Sound 2024, che ha in cartellone altri tre appuntamenti: il 23 agosto con il concerto di Fabrizio Moro, seguito il giorno dopo dal tour 2024 di Mahmood, chiusura il 25 di agosto con l'ultima notte rosa, The Final Tour di Umberto Tozzi. Buonanotte, buonanotte, fiorellino.
il grande principe, ma anche una regina della nuova musica italiana, Emma Marrone. Due ore di grande emozione a Roccella. Vediamo. L'atmosfera era elettrizzante ieri sera all'anfiteatro al castello di Roccella Ionica, dove Emma Marrone ha portato il suo tour estivo, regalando una serata indimenticabile ai fan del Roccella Summer Festival. Con i suoi 40 anni appena compiuti e un successo consolidato alle spalle, l'artista salentina ha dimostrato ancora una volta di essere una delle voci più potenti e carismatiche del panorama musicale italiano. Dopo il successo ottenuto con Apnea all'ultimo Festival di Sanremo e il recente singolo estivo Femme Fatale, Emma non si è risparmiata neanche durante questa calda notte di agosto. Il concerto, della durata di quasi due ore, è stato un vero e proprio viaggio attraverso la carriera dell'artista, con un mix di brani tratti dai suoi 7 album in studio pubblicati tra il 2010 e il 2023. L'anfiteatro al castello ha offerto una cornice suggestiva che ha reso ancora più speciale l'esibizione di Emma, un'artista che ha saputo coinvolgere il pubblico fin dal primo brano, alternando hit iconiche come Amami, Non è l'inferno e Cercavo amore, a cui si aggiungono le nuove sonorità dance che hanno caratterizzato alcune delle sue ultime produzioni. Il momento clou della serata è arrivato con Apnea, il brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo, dove Emma lo canta tra il pubblico e i suoi fans. Il concerto a Roccella Ionica ha confermato ancora una volta la capacità di Emma di unire diverse generazioni, grazie alla sua voce potente e alla sua autenticità, confermando come il Roccella Summer Festival abbia regalato ancora una volta al suo pubblico una delle serate più intense ed emozionanti di quest'estate. E visto che siamo in provincia di Reggio, scendiamo ancora più giù, in riva allo Stretto, però stavolta lo facciamo con l'orafo in crotone, il maestro Michele Affidato. Si è svolto a Reggio Calabria il Gran Galà Gli Splendori della Magna Grecia tra scultura e arte orafa, organizzato dall'associazione Incontriamoci Sempre. Protagonisti dell'evento sono stati il maestro orafo Michele Affidato, l'orafo scultore Antonio Affidato ed il professor Daniele Castrizio, membro del comitato scientifico del Museo Archeologico di Reggio Calabria. I partecipanti hanno potuto godere di una serata ricca di storia, arte e cultura. È sempre bello poter ritornare a Reggio Calabria, anche ecco, poter rappresentare quella che è la mia arte. Questa sera sì, appunto, abbiamo fatto una sfilata di gioielli dove abbiamo rappresentato quella che è l'evoluzione del gioiello dall'antica Magna Grecia ai nostri giorni, raccontando come il gioiello si è trasformato dall'arte antica alla gioielleria contemporanea. Sono degli eventi importanti, eventi di cultura, eventi che rappresentano quello che è la scultura, quello che è l'oreficeria, ed è stato molto bello questa sera poterne parlare anche col professor Daniele Castrizio. No, per me è un onore bellissimo. Una cosa anche che c'entra molto con l'amicizia, stare qui con due mostri sacri, che per me sono Michele e Antonio Affidato. E poter condividere una serata, un gala con loro è per me una cosa veramente molto bella. Il mio ruolo stasera
è un ruolo, come dire, cercare di fare capire che l'antichità ancora è presente e quindi come loro stanno legando passato e presente. Vorrei illustrare alcuni capolavori del museo, perché il nostro museo non è soltanto bronzi di Riace, e quindi in una veloce carrellata voglio fare capire alla gente quello che abbiamo noi in Calabria, cose bellissime, e noi dovremmo cominciare a valorizzarle tutte, non soltanto alcune cose random senza tanto criterio. Quindi il senso della serata è veramente splendori della Magna Grecia, la Magna Grecia che non muore, questa Magna Grecia che era grande nel passato e ora grande anche nel presente e nel futuro, che è la grande arte degli affidati. Sì, è stato un dialogo molto interessante tra scultura, orificeria e storia, archeologia che collega quella che è una grande tradizione e una grande storia che è millenaria, che è quella calabrese, quella magno-greca, la stessa che quotidianamente noi portiamo avanti con le nostre opere d'arte e nel mio caso nella scultura, oltre che con l'orificeria, che è una disciplina in modo automatico, in modo propedeutico, qualcosa che richiama appunto l'orificeria. Io sono partito dall'orificeria, continuando poi con la scultura, ho cercato di parlare in modo più largo di quelli che sono i temi, di quelle che sono le figure, le leggende di una grande terra che è quella magno-greca. Estate, eventi, cultura, concerti, ma anche iniziative molto molto interessanti. Per esempio l'Unione Cechi di Crotone, che sta accanto a chi vive ovviamente le proprie vacanze, però ti fa riflettere, guardate. La prevenzione non va in vacanza ed in questa calda, calda estate l'Unione Italiana Ciechi di Crotone porta avanti le proprie iniziative in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Incontri informativi in sede con la partecipazione di specialisti e informazione anche sulle spiagge del litorale crotonese. Iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza per sottolineare l'importanza rivestita dalle patologie oculari in termini di sensibilizzazione, informazione, educazione della serie più prevenzione significa maggiore salute. Anche quest'anno la sessione dell'Unione Italiana Ciechi di Crotone ha sposato la causa, quindi anche quest'anno ci stiamo occupando della divulgazione dei problemi legati alle problemi visivi legati all'esposizione alla luce solare. I nostri volontari in tutto il territorio provinciale stanno già da qualche settimana stanno divulgando del materiale informativo anche sulle spiagge del litorale crotonese. Quanto è importante informare tutti su quelli che sono i rischi appunto della cecità? È molto importante prestare attenzione all'esposizione alla luce solare per quanto riguarda i difetti visivi e non solo, però in questo caso ci riferiamo a questo. Sono gli esperti a dare i giusti consigli? Assolutamente sì, cioè, a parte il materiale informativo che ha la pagina web dedicata, gli specialisti che interverranno si preoccuperanno di dare i migliori consigli per prevenire questo tipo di difetti visivi. La prevenzione delle malattie e dei danni oculari consente spesso di evitare due forme di grave disabilità visiva: l'ipovisione e la cecità. È importante sensibilizzare le persone sui danni che possono causare agli occhi i raggi del sole, l'uso di lenti non appropriate, la mancanza di idratazione e l'acqua salata. Il sole può dare degli effetti negativi sia sul segmento anteriore, quindi sul cristallino, sulla cornea, con cheratiti attiniche, con il cristallino che può sviluppare delle opacità cataratose, e sulla retina, se uno ha un'abitudine di guardare direttamente il sole senza nessuna protezione, può sviluppare delle retinopatie con maculopatie fototraumatiche che possono dare dei danni irreversibili. Quindi la raccomandazione è prevenzione e attenzione, non bisogna essere, diciamo, leggeri, proteggere la cute con le varie creme che esistono e gli occhi con tutti quei provvedimenti che ci sono, dagli occhiali da sole ai colliri, al fatto di non esporsi direttamente, di non guardare il sole direttamente, perché i raggi ultravioletti possono dare dei danni
ripeto, che possono essere addirittura in alcuni casi irreversibili. E adesso invece facciamo un bel augurio, ecco, a un grande evento, insomma, che compie 10 anni, sta andando sempre meglio anno dopo anno, e si chiama Felici e Confluenti. 5.000 presenze in 5 giorni, quasi un centinaio di iscritti ai laboratori proposti e una comunità di suonatori, ricercatori, studiosi, appassionati da tutta Italia e da varie parti d'Europa che si sono riuniti nel piccolo paese dell'entroterra calabrese. Tutti a celebrare in una grande festa i 10 anni di un progetto che si impegna a promuovere nuove pratiche di abitare i paesi e contrastare lo spopolamento attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Calabria e del Sud. Si è conclusa la 10ª edizione di Felici e Confluenti, la festa di comunità più grande della Calabria, che per 5 giornate ha proposto un ricco cartellone di eventi, seminari, dibattiti, laboratori, incontri, escursioni, serate di festa e convivialità per un'esperienza unica che riesce a coniugare passato e futuro, tramandando saperi antichi alle nuove generazioni. Un bilancio sicuramente positivo per quanto riguarda questa 10ª edizione, sia per quanto riguarda l'incremento delle presenze durante le serate, e sia per quanto riguarda gli iscritti ai vari laboratori che abbiamo proposto, tra i quali possiamo trovare il laboratorio di tessitura al telaio con Mirella Leone di Tiriolo, che è una delle poche ormai che mantiene questa tradizione, una delle poche nella nostra area. Ecco. Questo decennale dimostra che è possibile fare degli eventi con delle modalità alternative che sono capaci di attirare partecipanti, includerli nel tessuto del paese, farli integrare all'interno della comunità e lontano dal turismo di massa, mordi e fuggi. E in quest'anno i numeri ce lo dimostrano, le modalità con cui abbiamo portato avanti Felici e Confluenti dimostrano che è possibile farlo. È possibile anche educare un territorio a una nuova pratica dell'abitare. Adesso la pagina dello sport. Domani è ufficiale, prima partita di Coppa Italia anche per la Serie C, anche per il Crotone. Ha parlato il mister. Sentiamo che cosa ha detto. Prima conferenza stampa pre-gara per mister Longo in vista dell'esordio stagionale in programma domani sera allo Scida contro il Messina, gara valida per la Coppa Italia. Ritrovo una squadra che ha assolutamente dato disponibilità in questo periodo. È normale che abbiamo cercato di cambiare qualcosa sulle idee. E per metterle in campo c'è bisogno di tempo. I ragazzi hanno sfruttato tutto il tempo messoci a disposizione, abbiamo lavorato sodo. L'auspicio è che domani saremo nelle condizioni di poter affrontare al meglio l'avversario, cercando di portare già in campo quello che dovrà essere il modus operandi di questa squadra, vale a dire provare a fare gioco, leggere le superiorità numeriche, provare ad essere nella metà campo offensiva anche quando gli avversari hanno palla, quindi cercare di pressare alti. Quindi domani sarà un banco di prove importante per capire a che stato siamo nel concepire, nel fare nostri questi tipi di principio. Devo dire che i ragazzi nelle prime uscite hanno veramente messo a disposizione il loro massimo per provare ad avere un'identità di gioco. Ovviamente questa non la si prende in 4 settimane di lavoro, c'è bisogno di sacrificarci, ma quello che voglio e mi auguro che accadrà è che si vedrà uno spirito giusto e si vedrà il principio di un percorso che ci dovrà vedere protagonisti. Domani per noi è una sfida importante per capire che forza abbiamo costruito, quanto è avanti l'idea che questa squadra dovrà portare poi in campo, e da quel punto, che sarà al 90esimo di domani, alla fine dell'incontro di domani, ripartiremo con il lavoro, e quindi è questo lo spirito che ci porta a lavorare al meglio, altrimenti faremo, ripeto, perderemo del tempo. Poi, detto dal direttore, il fatto che devono arrivare 5-6 unità, non è detto che siano il 50% della squadra che andrà in campo, può darsi anche che rappresentino 5-6 calciatori per la rosa, però rappresentino 2 unità che potrebbero essere dei futuri titolari
titolari, quindi non so se siamo tanto indietro. Io penso di essere, sono soddisfatto di quello che ho a disposizione per il modo in cui abbiamo lavorato e per la disponibilità dei ragazzi. Poi capisco che il mercato ha bisogno dei propri tempi, fino al 30 agosto c'è tempo per fare tutto, ma chi è oggi a Crotone, tecnico, staff e calciatori, devono dare il massimo per il Crotone e domani sera ci renderemo conto se questo avverrà, a prescindere da quello che sarà il risultato. Cioè, nel senso, vorrei vedere proprio una squadra già in prestazione per quello che è il periodo. Domani ci troviamo al 10 di agosto, sicuramente non possiamo stare al meglio, ma nessuno può stare al meglio, quindi non è un alibi per noi, non lo è per il Messina, però vorrei che tutti dessimo il massimo di quello che è possibile domani sera. E per chiudere questa edizione, il tempo, che tempo avremo, insomma, ecco, come andranno le cose nelle prossime ore, grazie alla collaborazione con Trebi Meteo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando un possente campo di alta pressione occuperà tutta l'Europa centro-meridionale, una bolla di aria calda dal Nord Africa che si spingerà fin verso la Spagna, la Francia e la Germania, portando temperature elevate comunque anche sul nostro paese. Andiamo al focus nuvolosità e possiamo notare una giornata sull'Italia con tempo soleggiato, poco nuvoloso dappertutto. La mappa dell'Italia ci conferma la giornata di tanto sole da nord a sud su tutte le regioni, rarissimi temporali di calore, ma soprattutto le temperature elevate al centro-sud fino a 38-39 gradi. Toccheremo i 35-36 gradi anche in pianura al nord. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie. Grazie per averci seguito, per averci scelto. Restate sul canale 15, continuate a seguire la nostra programmazione. Noi vedremo certamente nel corso delle prossime edizioni del TG. Per il momento a tutti voi, buona fortuna.